I am very happy. Parma qui e farma lì, ma li mortacci vostra. Belle vaccone pazze. Il mio tesoro. Ta-ta-ta-ta-ta, si farma. Jackpot completato, baby. È giunta l'ora di prendere una decisione. Bene ragazzi, questo è e bentornati nel settimo episodio della serie di Sky Grind Survival. L'avventura in mezzo al cielo continua. Siamo un po' stati bloccati un paio di episodi con l'obiettivo di craftarsi un enchantment table. Questo per il semplice motivo che la farm di diamanti, tanti diamanti, non produceva. Una volta però raggiunta la quantità giusta di diamanti per realizzare la quest in questione, la quest, ok, l'ho detto veramente, sono giunto davanti a un problema che ho posto anche a voi. E sono contento di aver letto nei commenti grande supporto nei miei confronti. Per vostro consiglio e per prescrizione medica del mio cervello, oggi ci giveremo l'ossidiana con il patto però di farmare altri 3 diamanti nelle prossime puntate appunto di questa serie. Al di fuori da tutti quelli che troveremo, devo andare in quel dannato mob spawner e fare 3 diamanti. Ovviamente però non è che ho preso questa decisione perché mi ero rotto di farmare, ma semplicemente mi sono reso conto che questi schifosi droppano un diamante ogni morte di patto. Se li uccidi, vedete, danno ossa, teste, di tutto e di più. Se invece li fai cadere, guardate un po' che cosa droppano questi qua. Io sono stato un'intera notte AFK a farli cadere dal cielo e ho riempito questa chest di ossa, coal e un pezzo d'oro, né un diamante, nulla di nulla di nulla. Questo mi ha fatto capire che, in poche parole, cos'è che droppano questi schifosi. Quello che dropperebbero di base senza i command block, me l'ha anche confermato sul Real Power. E allora adesso andremo in vetta, prenderemo l'ossidiana che ci spetta. E ho fatto anche rima, per poi tornare un giorno qua ad ammazzarli una volta per tutte e vedere se mi danno questi diamanti oppure no. Ragazzi, guardate, non li danno. Prendiamo tutto il materiale. Ho anche trovato la terza testa per fare il wither in caso me lo chiedessero. Adesso richiederemo al gioco dell'ossidiana, quindi 4 blocchi. 1, 2, 3 e 4. Andiamo al crafting table, facciamo il nostro bellissimo tavoletto degli incantesimi e completiamo la quest numero 11. Andiamo alla 12. Farma uno stack of wort. Oh, è una tortura sta cosa del farmare. Farma qui e farma lì, ma li mortacci vostra. Facciamo le cose con tutta calma. Devo farmare uno stack da 64, significa. Quindi si presume intanto che levo sto coso di mezzo. Mi dà fastidio e devo ampliare la mia piattaforma con del legno. Devo e voglio capire se questo quarzo me lo danno così a caso oppure c'è un motivo ben preciso. Considerando che niente ha senso in questa serie, probabilmente è a caso. Ma perché poi ho 2 quest ancora nel mezzo? Una l'ho appena completata. Prendiamo ciò che ci spetta. Saliamo in cima da qui. Non perdiamo nessun blocco, Piano piano raccogliamo tutto. Non spaccare quello lì che magari ci serve. Mi ha droppato questi funghetti? Me li ha dati, vero? 5, basta. Ci metteremo una vita ad arrivare a 64. Abbiamo la bellezza di 9 nether wart e 11 blocchi di soul sand. Quindi questi li possiamo espandere fino in fondo per poi ricoprirli fino in fondo. Ricordiamoci che più amplio la mia piattaforma, più questa è soggetta alla nascita di mob. Ma secondo voi il bon meal funziona su questi funghi? Probabilmente me lo chiedo ogni volta che arrivo in questa situazione. Tentar non nuoce. Vediamo un po'. Ti supplico, ti prego, ti prego, ti prego. No, no, non funziona. E allora sapete cosa facciamo? Considerando che ho 50.000 canne da zucchero, mi creo una stanza degli incantesimi. Da notare come ogni piantagione è al massimo del suo vigore. Di cibo adesso non c'è più carenza. Questo è poco ma sicuro. Anzi, inizio ad averne anche troppo. Ma questo non lo diciamo. Non sapevo che le mucche avessero un amico scheletro invitato nel loro party qua sotto. Oh, ma come ti permetti? Sei in casa ospite e mi spari. Già mai lurido vaccone. Possiamo fare 39 diviso 3, 13 libri. Ce l'abbiamo 13 pezzi di carnettina qua. Di leather. Ne abbiamo 15 addirittura. Inutile tergiversare. Allora, trasformiamoli in libri. Trasformiamo i libri in librerie. Wow. 4 ne posso fare. Che tristezza. Giustamente il pensiero che conta. Aspettate che do un paio di spadate qui che li sentivo soffrire. La mia speranza è quella di trovare un diamantino per terra ogni tanto. Ma ci ho rinunciato praticamente. Quanti siete là sopra? No, no, non mi ha colpito. Muoio, muoio, muoio. Dammi le latte. Non serviva.
però ho rischiato. Per fortuna mi ricordo ogni tanto che le cose in Minecraft funzionano. Con il latte posso annullare il veleno, quindi teniamo la portata di mano. Dopo quanto capisco se un Netherworld è pronto? Quello lì è pronto oppure no? Ma sì, ma spaccalo e vediamo. Eccoci, uno solo. L'importante era per saperlo, così so che lui non è ancora pronto. Laggiù costruiremo la stanza degli incantesimi, che significa che piazziamo al centro il nostro libricino magico. Qui andranno tutte le librerie. 3x3. Ancora uno più grande da questo lato. Almeno cambia anche un po' il colore di tutte le costruzioni, che faccio sempre tutto in legno. Perfetto, e lo si lascia qua. Ora vabbè, potrei mettere già qualche libro. Ne metto uno qua, uno qui, uno qua. Me ne mancano solamente un altro po'. Ma che coglione sono! Ma senza lapislazzuli non posso fare nulla. No, vi giuro che non ci avevo pensato a questa cosa. Qui inizia a essere quasi tutti cresciuti, eh. A me sta cosa non torna tanto. Ho bisogno di riattivare un po' le vecchie farm, perché mi serve del ferro, mi serve della terra, così posso espandere più canne da zucchero sul terreno, che significa farmare molto di più. Nei commenti è nata una discussione l'ultima volta per capire se si poteva raccogliere l'ossidiana senza il piccone di diamante. Quanto io so, ragazzi, non si può fare, cioè la puoi spaccare ma non te la droppa, quindi teoricamente è solo tempo perso. Questo fungo dovrebbe essere pronto, che ne dite? È il più alto rispetto a tutti gli altri. Ne abbiamo altri due, vai così a farmare. Soul Sand, noi ne abbiamo altra da parte, vero? Sì, altri 4, il che significa che fanculo il Wither per adesso. Se nasce qualcosa noi lo usiamo qui. Per il prossimo fungo raggiunge l'altezza desiderata, ta-ta-ta-ta, si farma. E la madonna, ne avevo altre 40 di qua, non l'avevo viste. Dobbiamo fare così, un bel giro di riproduzione mucche. Ormai ce ne ho talmente tante e non riesco neanche a sfamare quelle giuste. Ogni tanto devo colpirle così si muovono, saltano e là. Give me some terra, please. E da loro non rimani mai deluso, perché la terra te la droppano sempre. Tolto il dente, tolto il dolore. Give me un po' di leather. Belle vaccone pazze. Quante ne ha data? 11. Buono. Altri 4 libri in saccoccia. Spero solo di non scoprire in futuro che tutto questo è stato inutile, altrimenti mi girerebbero abbastanza le scatole. In realtà, ragazzi, in questo momento cerco di non fermarmi mai per tenere attiva la farm di questi funghi, altrimenti non crescono e io non posso andare avanti. Ora sapete cosa facciamo? Stiamo un po' qua a farmare gli scheletri, così mi metto in pace anche con i 3 diamanti. E sono contento, so di non aver barato. E levo l'ossidiana di mezzo, che lì ci sbatto sempre la testa e ci ho pieno di bernoccoli. Ma prima svuoto l'inventario, che non si sa mai. Veloci, mi manca un blocco di iron e posso farmi un altro secchio, così quello di sicurezza del latte è sempre laggiù in fondo. E con un altro posso tenerci l'acqua. Gentilissimo amico. Perché i diamanti non hanno questo drop rate? Che palle. Secondo me questi due blocchettini all'inizio sono maledetti. Io li sposto perché non nasce nulla. Forse con un po' di lava a fianco si sentirebbero più a loro agio. Gio. Cos'è questa cosa? Da dove siete nati? Per come avete fatto? Come avete fatto? Mi chiedo io. È tutto luminoso ovunque. Fin troppo luminoso. Io in tutto questo tempo non mi sono mai fatto un letto. Solo adesso che mi rendo conto che ho 3 pezzi di lana disponibili, posso finalmente dormire? Oh, andiamo così! Che bellezza! Questo episodio in qualche modo è la svolta nella serie. Non dovremo più passare la notte a giro. I am very happy. Visto che ne ho a sfare, voglio farmi le accette in gold, tipo per sbruffoneggiare la mia ricchetta. Perché sei coglione Step? Perché sei coglione Step? Stavo dicendo, per sbeffeggiare la mia ricchezza farò queste, che teoricamente spacca davvero in fretta, però dura poco. Ma direi che l'oro non è un problema, no? Visto che quegli scheletri non droppano altro. Faccio questo procedimento di spaccare gli alberi in modo da mettermi da parte un po' di mele, che poi trasformerò in mele d'oro. Perché se non mi ricordo male dovrebbe esserci l'obiettivo di uccidere il drago, e noi vogliamo essere sicuri di completare la nostra missione. Oh, diamante! Sì, cavolo! Sì! Dammelo piano piano, non fare l'ingordo. È per me, è solo mio, il mio tesoro. Dovrei esserci quasi. Ho messo da parte un bordello di Netherworld. Qui stanno continuando a cadere i miei carissimi amici, ma mi fanno solo farmare ossa e col. Ma d'altronde quando sono FK non posso fare nient'altro, così lascio crescere tutte le altre piante. Ritappiamo un secondo qua, così magari si accumulano. Fammi fare un attimo un calcolo. Prendo questo qui, intanto ammazzo lo scheletro, giustamente con l'arco incantato pure me lo danno contro. Siamo a 7 con questo, 11 da altri 4, 14.
14 e questi non sono più buoni. È il momento della verità. 53, 14, 64. Quest completata, baby. Your next quest is to brew a splash potion of fire resistance. Devo farla io. Oh mio Dio. Avete capito che cosa significa questo? Dobbiamo aspettare finalmente i diamanti, spaccare l'ossidiana, ricostruire il portale che vedo lassù in cima, andare nel Nether, uccidere i Blades, prendere le Blades Rod, fare l'alambicco, fare delle pozioni e persele. Ah! Fanculo. Però raga, finalmente abbiamo avuto il progresso e siamo alla quest numero 13. Secondo me ne mancano veramente poche. Voglio solo togliermi la curiosità di andare a visitare un attimo quell'isoletta. E la madonna! Cos'è questa cosa? Ma è il portale dell'End? No, che è sto geggio? Tutto confluisce esattamente qua. Questo è il portale che dobbiamo probabilmente ricostruire. Io direi che questo episodio per oggi può anche terminare qua. Ma prima mettiamo un bel secchiello d'acqua qui, che non si sa mai. Cari amici, questo settimo episodio di Skygrind Survival è terminato. Siamo riusciti a completare la quest grazie appunto al magheggio di prendersi l'ossidiana. Questo però non significa che adesso non dovremo comunque prendere i blocchi di diamante, perché dobbiamo spaccare quei blocchi di ossidiana per riparare il portale. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate, condividete il canale, consigliatemi la prossima serie, perché secondo me sono cose di sgoccioli. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Adesso sì che siamo veramente nella merda. Primo grande gruppo da ammazzare. Vediamo un po' se mi sfoggiano il diamante. Sono veramente tantissimi. C'è un diamante. No raga, c'è un diamante. Come faccio a prenderlo? Sono due. Sono due diamanti. No no, aspetta, devo spaccare. Spacco, li fa cadere tutti. Bastardi all'inferno. Sono quasi sicuro che siano due diamanti. Adesso andiamo a controllare. Alcuni sono ancora vivi addirittura. Tre diamanti. Porca puttana. Jackpot completato, baby.